No, allora, intanto la comparativa in Italia è consentita da 20 anni, in America, per chi è stato in America lo sa, è molto diffusa, la usano molto in tutti i settori, non c'è tutto questo dibattito pruriginoso. Se io ho qualcosa di più da offrire, la offro. Non abbiamo parlato di malattia. Che chi ha citato malattia, i politici l'hanno fatto per polemica politica, ci sta, non li voglio biasimare per questo, ma non c'erano riferimenti diretti al Covid, gli unici riferimenti erano alla questione delle polveri sottili e al distanziamento sociale. Ma perché? Perché la Locride è molto poco conosciuta, anche perché quando parlano di noi dicono che siamo sequestratori di persona, che siamo narcotrafficanti, che piantiamo le piantagioni di marijuana. Solo questo dicono di noi. Quindi il mio problema era fare capire che noi non siamo solo questo. Nella Locride abbiamo delle coste incredibili, abbiamo Africo, Bianco, Siderno, Locri, eccetera, dove si può venire, praticare il distanziamento sociale, non abbiamo bisogno di far pagare come Positano, non abbiamo bisogno delle guardie come a Rimini Riccione, non abbiamo bisogno di nulla di tutto questo, perché la Calabria offre migliaia e migliaia di chilometri di coste, ospitalità. Io Allora. sono un amministratore, vorrei chiarire una cosa, io sono un amministratore in Calabria, questa cosa non è stata fatta per soldi, nessuno prende soldi qua, nessuno, tutto Dopodiché, gratuito Klaus per... Davi, non si sono irritati soltanto gli amministratori, i governatori del nord. Leggo che anche Federalberghi Calabria ha dovuto prendere le distanze da quei messaggi, ribadendo che la Calabria è un posto e soprattutto è un luogo abitato da un popolo ospitale e solidale per natura. Sembrava invece che dal messaggio veicolato si volesse, come dire, scatenare una sorta di guerra in una stagione in cui davvero occorrerebbe più solidarietà che contrapposizione. Allora, noi la solidarietà l'abbiamo ampiamente dimostrata mandando medici, mandando infermieri, mandando viveri e dimostrando tutto il calore della nostra popolazione e dimenticando tutto quello che ci è stato detto in questi anni, cioè che siamo mafiosi, 'ndranghetisti per il solo fatto che magari ci chiamiamo Strangio o ci chiamiamo Pelle o ci chiamiamo Vottari, faccio dei cognomi a caso. Quindi questo noi ce lo siamo dimenticati durante la pandemia. L'ospitalità è intrinseca nell'essere calabrese. Io non sono calabrese, sono stato adottato dalla comunità calabrese, ma ne conosco perfettamente la mentalità. Noi siamo la quintessenza dell'ospitalità, accogliamo tutti e il messaggio era proprio il contrario: venite qua che vi preserviamo, vi culliamo, vi viziamo e soprattutto non c'è bisogno di guardie perché avete le nostre spiagge dove potete andare ovunque, nessuno vi darà fastidio, nessuno vi dirà che dovete praticare il distanziamento sociale perché noi abbiamo tantissimo spazio. Allora, È bellissimo. lo Ma no, chiedo. fammi dire solo una cosa, che Prego. c'è anche Gerace, che è la città di Nicola Gratteri, che è una delle più belle paese, non è una città del Mediterraneo, che vi invito a visitare.